E what a tutti ciurma, benvenuti da Giugrino in questo nuovissimo episodio su Stray. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui per avere il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere di nuovo i 70 like. So che ce la possiamo fare ragazzi, grazie come sempre a tutti per il supporto. E per quanto riguarda il commento, diciamo così, che ho considerato toppe fra tutti i vari commenti che mi avete lasciato sotto il primo episodio, per i quali ragazzi vi ringrazio veramente di cuore a tutti. Commento top è quello di Foxys che scrive: e se il protagonista è Bob, sporgo richiesta formale per chiamare il robottino Bib. E io direi, caro Foxys, che questa è una richiesta più che lecita, più che giusta, e quindi la tua richiesta sarà assolutamente accolta. Infatti, comunque, un nomicciattolo glielo dovevamo trovare al robottino. Si chiama B, quindi direi che Bob e Bib. Cioè, non ci potrebbe essere accoppiata migliore di questa. Allora, ragazzi, la volta scorsa ci eravamo salutati qui dopo che eravamo riusciti ad entrare in questo appartamento e a, insomma, trovare tutti quanti i fusibili che servivano proprio al nostro caro amico Bib per riprendere vita. Dopodiché ci ha infilato questo zainetto, pettorina, giubbottino cibernetico pensato apposta per i piccoli amici quadrupedi. E dopo che Bob, insomma, ha impiegato un attimino per abituarsi, ci siamo ritrovati qui. Io direi di incominciare alla grandissima, distruggendo ovviamente un pochettino il tappeto. Per cui, dopo aver fatto ciò, io direi di cominciare appunto a guardarci intorno. E se ci avviciniamo qua, ragazzi, vediamo che il nostro zaino meraviglioso si illumina, tra l'altro di viola. Apri. Se le siano già trovate. Ah sì, perché è vero, avevamo immagazzinato, diciamo così, le chiavi nel nostro zainetto cibernetico. Per cui utilizziamo le chiavi e voilà, apriti sesamo. Bib, non hai niente da dire? Bib? No, Bib. Oddio, ci sono gli occhietti di Bib che sbucano dallo zainetto. Ma è una cosa bellissima questa. Allora, oh, il nostro zainetto è dotato. Oh no, non lo zainetto! Bib è dotato di torcia, ragazzi! Cioè, ma guardate qua che epicità assurda! Compresa questa musica di ambience che stiamo ascoltando in questo esatto momento. Allora, questa cosa è meravigliosa, direi, ragazzi. Direi che assolutamente anche questa cosa è meravigliosa. Sapete che di solito succede che magari i gatti salgono sopra i pianoforti e fanno delle melodie che Beethoven spostate proprio? Per cui allora buttiamo giù le cose perché ci piace. Ho fatto un bel disastro, mi sa, con la vernice. Attenzione che qua c'è scritto qualcosa, ragazzi. Buttiamo giù anche questa. Non me la fa buttare giù. Vabbè, 3748 c'è scritto. Evidentemente ci servirà. Vedrò di ricordarmelo. 3748, per cui procedemus serve qua. Difficilissimo, direi. 3748. Molto molto semplice questo enigma, però a portata di Bob, insomma. Bob l'eroe, Bob l'intrepido, Bob l'impavido. Vero Bob? Allora, purtroppo la volta scorsa. Bib, cos'era da dire? Wow, che posto! Quell'ascensore laggiù, credo sia importante. So per certo che dobbiamo salire. Cosa te lo fa pensare, Bib? Per quale motivo io dovrei arrivare fin laggiù e salire su un ascensore che è pensato per gli esseri umani che sono tutti morti a causa di una piaga? Oddio, quanto è cibi questa cosa! Oddio, quanto c'è! Ah, oddio, è pieno dei nidi! È pieno di nidi di quegli schifi, ragazzi! È pieno di nidi e di lag. Purtroppo questa è una cosa che ogni tanto può accadere. Può accadere. Oddio. Oh shit. Oh shit. Aspetta, ricordo. L'oltre. Oltre? Sempre più oltre. Ho la sensazione di esserci già stato. È da lì che proviene. Ma io che cazzo ne so da dove provengo? Mi sono svegliato con la mia allegra famigliola e poi son precipitato nel nulla, e mi sono ritrovato qui in questo inferno. Ho promesso a qualcuno che ci sarei andato, ma a chi? È a questa cartolina che si ispira il murale. Prendiamola. Va bene, Bib. Tanto te fai, disfai, te fai le domande, ti dai le risposte.
La tua memoria è una merda, non ti ricordi? Perché va bene, abbiamo ottenuto la cartolina. Perché ho questi ricordi? Come sono arrivati fin qui? Proseguiamo. Va bene, Bib. Fai tutto te, Bib. Nuovo ricordo recuperato? Ah, quindi dobbiamo recuperare dei ricordi per il nostro caro Bib. Oddio. Sento un rosicchio alquanto disturbante e la cosa non mi sembra molto incoraggiante, per cui reggiti Bib perché l'intrepido Bob ti porterà ad altezze che non ti saresti mai aspettato di raggiungere. Via Bob, ovviamente attento alle zampine che sono sacrosante. Opla, ecco fatto. Allora, mi ha appena salvato la partita. Non so se è un buon segno. Oh, che dice? No! Aria protetta. Ok, possiamo tradurre. Adesso possiamo tradurre. Oh shit, mi vogliono uccidere. No, 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 voi non avete visto niente. Assolutamente niente. Non c'è niente di vivo qua giù. Cazzo, ma perché mi deve laggare mo? Via, 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 via. Oddio. È un robot? Sì, è un robot. Oddio. Le pulci schifose mi vogliono divorare. Ok. Ok, questa intro così inquietante non mi ispira granché di buono, ma io procederei. Che c'è, amico? Ma che cazzo? Cosa cazzo è appena successo? What the fuck? Bob, non indugiare, Bob. Oh! Ma che c'hai? Che hai visto? Il mostro di Loch Ness, Madonna Santissima, cioè un tenero micetto. Ha visto Bob, ha fatto saltare l'allarme. What the fuck? Ma che significa, signori? Cosa c'è che non va? Anche i robot possono essere zoppi, a quanto pare sì. Ma che cazzo? Ho qualche forma di vita, c'è ancora, anche se non è proprio una forma di vita vera e propria, sono robot. Sono anche malmessi, direi. Perché scappano tutti? What the fuck? Cioè, l'allarme ante... Ma che cazzo sta succedendo? Ma... Cioè, fammi capire, mi vorresti accoppare o che cosa vuoi da me? Chi mi spiega cosa diavolo sta succedendo? Io mi avvicino con intenzioni amichevoli, spero che lo sia anche tu. Presentati. Perdon. Parlano scorreggiando. Interessante. Si direbbe che abbiano un linguaggio tutto loro. Beh, si direbbe di sì, guarda, non ho mai visto esseri che parlano scorreggiando, quindi è davvero molto interessante. Tu non sei uno Zurk. Non siamo pratici della tua specie. Sei il benvenuto nel nostro villaggio, purché non mangi nessuno di noi. Come cazzo non la dovrei fare a mangiarvi? Ah, forse questi sono rimasti traumatizzati dalle pulci schifose, quindi pensano che anche noi facciamo, insomma, ci comportiamo nello stesso modo. Ti sembro una pulce schifosa io? Cioè, guardami bene. Sono bellissimo, morbidissimo, pelosissimo. E faccio frrr. Come potrei mangiarvi? Siete fatti di ferro, tra l'altro. O titanio, o carbonio, che acciaio, di che cavolo siete fatti? Eccolo che scorreggia, sempre più forte. Fate rientrare l'allarme. Oh, grazie. Io sono assolutamente amichevole. Ok, sono tornati tutti tranquilli. Tutto ciò è molto strano, ragazzi. Davvero molto strano. Va bene, questo tale sembra ben informato sul circondario. Sarà il caso di mostrargli la cartolina? Potrebbe conoscere una via d'uscita. Va bene, allora parleremo con lui, Bib. Non ti preoccupare, Bib. Allora parliamo con il guardiano, ragazzi. Vediamo cosa ha da dire. Hai l'aria smarrita. Di cosa hai bisogno? Mostra l'oggetto. Tac.
Oh, una foto del oltre. Ridicolo. Questo ascensore non è in funzione. Lo sanno tutti che è impossibile uscire da qui. Beh, tutti tranne gli oltreggiosi. Solo che sono tutti scomparsi, a eccezione di Momo. Chi è Momo? Puoi provare a parlargli se vuoi, ma ormai ha smesso di cercare una via di fuga. Meglio così. Vive su, in quell'edificio con l'insegna al neon arancione. Chi sarebbe Momo? Ha smesso di cercare una via d'uscita. Premi per chiedere la... Ah, ok, per parlare con Bib, ragazzi, dobbiamo semplicemente premere il tasto direzionale in giù. Va bene, va bene, va bene. Non ci resta allora che dirigerci verso quell'edificio lì. Allora, vediamo un pochettino. Forse possiamo salire direttamente da qui. Ah ah ah, nulla ci fermerà. Possiamo chiedere la consulenza del caro Bib, quindi, direttamente. D'accordo. Lo terremo a mente, vero Bob? Certo che sì, Bob. No, Bob, ti avevo detto di salire, Bob. Ok, più su. Salve, buon uomo. Posso parlare anche con lei? Quei cerchi di luce sono belli da vedere. Ma un giorno voglio vedere il cielo, quello vero. Beh, magari puoi guardarlo da questa cartolina. Momo mi ha detto che un giorno ci sarebbe andato. Momo, Momo, Svanita. Ah, c'ha, ognuno c'ha pure il suo nome. Cose bellissime. Possiamo dormire? Amore, che si mette a riposare, acciambellato. Oddio, che cosa bellissima, ragazzi. Come può essere tenera questa cosa? Fa anche le fusa mentre dorme. Amore, amore cipi. Ok, questa cosa è bellissima. Io direi farlo riposare un attimino, perché poverino, ragazzi, fino ad ora si è fatto un mazzo tanto per arrivare fin qui. Un piccolo pisolino prima di andare a cercare questo Momo. Sono davvero curiosa, ragazzi. Ha detto che ha smesso di cercare una via d'uscita. Stiracchiatina. E ripartiamo alla grande. Allora, scendiamo da qua. Pa 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 pa. E saliamo da qua. Allora, ok, quindi devo entrare in quell'edificio lì. Se potevo entrarci direttamente da lì senza complicarmi troppo la vita. Ma visto che ci siamo, guardiamoci un attimo intorno. Cosa succede se premo questo bottone? Oh, oh. Ok, ok, abbiamo appena acceso la TV. Che spettacolo, qualcuno la stava guardando per caso. In ogni caso è abbastanza esplorabile, ragazzi, Ci possiamo comunque guardare intorno. Posso entrare a sbirciare anche... Oh, dentro questo appartamento, che spettacolo. Comunque ho notato, ragazzi, che il calo di frame avviene specialmente quando il nostro Bob è all'aperto. Quindi probabilmente qualche effetto nel gioco che rallenta un po' il tutto. Traduci: come potenziare l'intelligenza artificiale fino a raggiungere la creatività di un vero umano, volume 42. Ammazza, ma prendi spartito. What the fuck? Ma non è che ce n'era uno pure su quell'altro pianoforte e me lo sono dimenticato indietro, vero? Spero di no. C'è altro da tradurre? Altre cose interessanti da vedere? Qua non c'è nulla. I libri sono addirittura dentro al frigorifero, ragazzi. Quest'uomo era veramente affamato di libri in tutti i sensi. Vediamo cosa dice qua. Ehi, Doc! Ho trovato le chiavi della tua cassaforte. Ti conviene starci più attento. Seppellire la cassaforte dietro un mucchio di libri non è sufficiente. Jess la bibliotecaria. Ok, quindi la cassaforte deve essere qua dentro. Infatti abbiamo le chiavi. Dietro un mucchio di libri. Beh, qua è strapieno di libri. Direi di farci un attimino caso, ragazzi. Magari è di qua. Attenzione. Oh, amore, ma può fare il riposino anche qui. Amore cipi, ma ti sei appena riposato. Su, 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 su. Non fare il pigro, dai, abbiamo una cassaforte da trovare. Una pila di libri, pila di libri, pila di libri. Beh, sto buttando un po' di tutto a terra. Eccola, ragazzi, l'ho trovata. Era nascosta giusto qua dietro. Ammazza che macello. Perfetto, vai, babe. Vediamo un po' cosa abbiamo qua dentro. Prendi, che cosa? Taccuino di Doc. Ci ho fatto tutto sto macello per leggere un taccuino. Un strano taccuino con sopra un simbolo. Sembra appartenere a un certo Doc. Dopo settimane di ricerca ha assemblato uno spettrometro e una potente lampada UV. Con questo dovremmo riuscire a respingere gli Zurk durante la nostra fuga. Il primo tentativo è stato esplosivo. Forse dovrei collaudarlo sul campo. Non ho idea di cosa significhi, ma potrebbe tornarci utile in seguito. Dovremmo andare da quel Momo di cui parlava il guardiano. Infatti
C'è un gattino portafortuna anche qua dentro. Infatti è lì che dobbiamo andare anche noi. Chissà chi ha questo doc e che cosa aveva intenzione di fare per fuggire. Allora, ragazzi, torniamo su quel parapetto. Sempre, ok, se riesco ad evitare di uccidermi malamente. E troviamo questo uomo. Ammazza che zompetti che fa il nostro Bob. Non te l'aspettavi, Bib, vero? Invece... Ok, dovremmo esserci, ragazzi. Questa deve essere la finestra. Momo? E lei, Momo? E là? Salve! Oh, poverino, ha scorreggiato di tristezza. Non sia triste, signore! Guardi com'è bello Bob! Le può rallegrare la giornata? Che c'è, amore? Triste, poverino! Non funzionerà mai, è proprio lui, Momo. Perché li ho lasciati partire? Adesso sono tutto solo. Ehi, tu, cosa vuoi? Ma un po' di accoglienza, voglio dire. Sono magari secoli che non vedi un gatto. Forse non ne hai mai visto uno. Cioè, sì, un minimo, eh? È una foto dell'oltre. È lì che vuoi andare? In tal caso non disturbarti, è una perdita di tempo. Non porta altro che solitudine e disperazione. I miei amici covavano il tuo stesso sogno. Adesso loro scomparsi e io sono rimasto solo. Non so dove siano finiti. Ho provato a contattarli, ma quello str... Ah, quella merda, forse di ricetrasmettitore non funziona. Io e i miei amici tenevamo nascosti. Tenevamo dei resoconti delle nostre ricerche sull'oltre. Tieni, prendi il mio se hai tutta questa voglia di andarci. Ok, taccuino di Momo, uno di quattro. Dovrei sbrigartela da solo. Ho chiuso con l'oltre, buona fortuna. Ok, quindi poco altro da fare. Momo sembra molto triste, gli mancano i suoi amici. Dobbiamo uno sguardo al taccuino che ci ha dato. Il motto degli oltreggiosi. Dobbiamo andare oltre ad ogni costo. Dobbiamo proteggere i nostri fratelli e sorelle. Dobbiamo restare alla larga dagli Zurk. È firmato Clementine Zabeltazar, Doc e Momo. Sembra che il nome di Momo sia stato aggiunto in un secondo momento. Credo che dovremmo trovare gli altri taccuini. Lo so, Bib. Con tutta la buona volontà, ma... Eccoli qua. Vabbè, Doc deve essere tipo quello col camice bianco, cioè per forza di cose. Momo era così felice con i suoi amici. L'hanno lasciato solo, povero Momo. Povero, povero Momo. Allora, quindi guardiamoci un po' intorno. Non ti dà fastidio se vado un po' ficcanasando, vero? Certo, certo che no. Come potrebbe mai darti fastidio? Un altro gatto portafortuna? Non ti dà manco fastidio se mi faccio le unghie, vero? Sopra il tuo stupido, schifosissimo tappeto. Dai, un po'... Che ci sta? Amore, sei messo il sacchetto in testa. Oddio. No, oddio, Bob. Bob, togliti quel cazzo di sacchetto dalla testa, Bob. Oddio, raga, i comandi non rispondono se hai il sacchetto in testa. Oh, shit. Oh, shit. Ok, oh. Meno male. Bob, il solito ficcanaso, appunto. Non ti smentisci mai. Qua non c'è niente da mangiare, vero? No, puoi scordartelo. Comunque Momo si è arreso, ragazzi. Momo non ha più voglia di andare oltre. Spegniamo la radio. Non l'abbiamo spenta, abbiamo soltanto cambiato stazione. Va benissimo. Allora, cosa c'è qui? Ci facciamo le unghie anche qui? Io direi di sì. Perché no? Perché no? Lasciamo un pochettino di improntine anche sul muro. A posto. Va bene, io suppongo che il nostro compito qua dentro sia finito. Immagino, non credo che, non so se gli altri taccuini li dobbiamo cercare qua, ma non credo a questo punto perché qua non c'è altro. La città ha una forma cilindrica dal diametro di circa 450 metri. C'è un livello di sopra la nostra città, dovrebbe terminare con un soffitto. Se c'è da credere ai miei libri, un immenso cielo azzurro nascosto al di là. Quindi sono tipo sottoterra più o meno. Sì, perché effettivamente, ragazzi. Bob è precipitato. Dove era lui, comunque si vedeva il cielo. Terra, la terza è il terzo pianeta più vicino al Sole, il quinto in ordine di massa e diametro all'interno del sistema solare. Di questo sistema solare. Ed è l'unico corpo celeste conosciuto in grado di ospitare la vita. Per adesso, stando alla datazione radiometrica, la Terra ha 4,54 miliardi di anni e possiede un solo satellite naturale, la Luna, formatasi poco più tardi. L'interazione gravitazionale con la Luna genera le maree, stabilizza l'asse terrestre e ne riduce gradualmente la velocità di rotazione. Molto interessanti queste informazioni per chi è appassionato di astronomia, sicuramente. Il simbolo sul muro corrisponde a quello sul taccuino.
Ok, si direbbe un indizio, quindi praticamente... Ok, dobbiamo dirigerci verso quel simbolo, ragazzi. Attenzione al lag, ai cali di frame, attenzione. Ok, allora, scendiamo di qua e quindi dobbiamo andare dritto, mi sa che mi conviene andare di qua. Posso buttare di sotto le bottiglie, direi di sì, ma poco ci importa, perché noi dobbiamo trovare adesso gli altri... tre pezzi del taccuino, ragazzi, e non ce lo faremo ripetere due volte. Eccoci qua. Volevi la finestra, Bib? E io ti trovo la finestra. E là? C'è qualcun altro qui? Qualcun altro impazzito e triste come, come Momo? No, sembrerebbe di no. Però posso passare di qua. Attenzione, qua possiamo dormire. Sembrerebbe di no. Pizza! Ho un cartone di pizza che darei per mangiarmi una pizza adesso. Ok, perfetto. Il secondo taccuino, ragazzi. Ottimo lavoro, un altro taccuino. Sembra appartenere a una certa Clementine. A tutto secondo i piani, siamo riusciti a contattare il livello superiore prima che il ricetrasmettitore si guastasse. Si trova in un luogo chiamato Infracittà, che a quanto pare è sottoposto a un qualche regime oppressivo. Prima ho parlato con Momo, i suoi occhi, conosco quello sguardo, non verrà con noi. Troviamo gli altri taccuini. Ma questa storia è triste come la merda, però, eh. Cioè, qua si parla di un'amicizia che è stata distrutta. Di Momo che ha lasciato andare via i suoi amici ed è rimasto qui a morire di tristezza. Cioè, questa cosa è molto triste. Allora, lì c'è un'altra faccina, ragazzi, perché... dobbiamo vedere di riuscire forse a tornare di là. Altre faccine per caso per di qua? No, io volevo salire, in effetti non volevo scendere. Pure io ho un genio, un cazzo di genio. Vabbè, allora risaliamo da qua, non ci facciamo tanti problemi. Tanto il piccolo Bob cosa sta facendo quel signore? Cosa fa là sopra, signore? Rischia di cadere? Non è per tirargliela, però. Ok, là dentro c'è quell'altro simbolo, ragazzi. Ok, mi sa che ci devo arrivare da lì. Ma che state facendo? Perché il tizio gli lanciava della roba? Ah, ok, stanno caricando le latte di vernice. Sarebbe un gran peccato se... se quelle latte dovessero accidentalmente cadere. Vero? Come ti chiami, amico? Mito, per fuori non infastidire, vapora. Vapora o vapora? È molto maldestra. Va bene, cioè, mi faccio i cazzi mia, non ti preoccupare, non ti chiedo più un cazzo, va bene? Bene così, la prossima volta ti faccio cadere lattine e basta. Allora, vediamo un po', ragazzi, vediamo un po'. Oh, shit. È chiaro che dobbiamo entrare da qui, ma ci serve qualcosa. Riserva elettrica. Ah, ok, perfetto. Basta semplicemente tirare via questo. Tac. Problema risolto, signori. E io entro. Boom, bitch. Boom, bitch. Nulla può fermare l'incredibile Bob e l'incredibile Bib. La coppia più incredibile del mondo. Beh, facciamolo bere un pochettino. Ok, allora, adesso che Bob si è bevuto un bel po' d'acquetta, vediamo di trovare l'altro taccuino. Dove sarà mai? Ah, pure qua mi posso fare le unghie. Io tiro, tiro, tiro. Ah, ecco, c'era nascosto il trucco dietro. Ma non è qua dentro il taccuino, scusa, eh. Cioè, io vorrei controllare meglio, perché non è che mi faccio scappare qualcosa. Poi mi tocca bestemmiare, no? Allora, da quel poco che vedo, ragazzi, il taccuino non è qui dentro. Per cui mi sa che è logico che dobbiamo uscire da qua. Va bene, vado. Mi avventuro. Posso scendere. Tacche, tacche. Ma quello è uno degli amici di Momo? Non lo so, proviamo un attimo a scendere. Interessante, direi. Ricorda. Attenzione, il piccolo Bib sta tornando alla memoria. Notevole, i compagni sono evoluti a livelli incredibili. All'inizio la loro IA primordiale si limitava a imitare l'arte umana. Adesso è tutta farina del loro sacco. Gli umani dicevano spesso che fare arte aiutasse moltissimo nelle situazioni disperate. E la nostra è di certo una situazione disperata. Ok, se ero in ordine cronologico me ne sono lasciata dietro tipo 15, ma... piccoli dettagli, allora, torniamo un attimino di sopra, ragazzi, perché non me vorrei perdere...
un attimino il filo della roba qua. Per cui proviamo ad andare di qua, vediamo se c'è qualche altro indizio. Ma qua sono riuscita, sono tornata fuori ragazzi, qualquadra non cosa. Quindi a quanto dice Bib, comunque questi robot si sono evoluti, tra virgolette, nel senso che sono capaci adesso di fare robe di propria iniziativa. Attenzione ragazzi, era nascosto dentro una di queste scatole. Meno male che sono tornata dentro. Va bene, vediamo un po'. L'ultimo taccuino finalmente. Sembra appartenere a un certo Sbaltazar. Ogni traccia di organismi viventi è scomparsa, eccezione dei cosiddetti Zurk. Allora sono le pulci malefiche. A quanto pare divorano qualsiasi cosa si muove e si riproducono a un ritmo inimmaginabile, ce ne siamo accorti. Come se essere bloccati in questa città non fosse già abbastanza dura. Oh, cosa c'è, Bib? C'è un appunto in questo libro. Dice: ho trovato una falla nella progettazione del ricetrasmettitore, ma credo di aver capito come rimediare. Ecco l'equazione. Con questo dovremmo poter aiutare Momo con la riparazione del ricetrasmettitore. Che ripetizione. Se può comunicare con i livelli superiori potrebbe aiutarci nella scalata. Mostriamogli cosa abbiamo trovato. Perfetto. Quindi non ci resta che tornare dal caro Momo, anche se è depresso e disperato, per fargli vedere cosa abbiamo trovato. Va benissimo. Come dici te, Bib? Mi fido del tuo giudizio, Bib, per cui torniamo dal caro Momo, ragazzi, che è letteralmente sopra le nostre teste, proprio qua. Momo, sei ancora in casa? Sì, come potresti non essere qua? Con quell'aria così malinconica. Ehi, micetto, sei ancora a caccia di quegli inutili taccuini? Inutili, intanto guarda cosa ho trovato. Tac. Il più del tempo non capivo di cosa parlasse, ma era molto saggio. Allora, che altro è... spartito taccuino. Trotto le punti di Clementina era coraggiosissima. Sei la più audace che abbia mai conosciuto. Due taccuino, sono stato l'ultimo a unirsi agli oltreggiosi e sono anche l'ultimo rimasto. Quelli Doc? Apparteneva a Doc, era fissatissimo all'elettronica e compagnia bella. Era sempre sul punto, era una scoperta sensazionale. Aspetta, davvero trovati i taccuini di tutti i miei amici? Eh già, amico, eh già. Cos'è quell'appunto? Il ricetrasmettitore può essere riparato. Ma è incredibile. Ciò significa che dovremmo riuscire a comunicare con chi è al di fuori dei bassi fondi. Clementine, Baltazar, Doc. Mi dispiace di aver dubitato della nostra causa. Ve lo prometto, troverò un modo di arrivare in superficie. Grande Momo! Questo è lo spirito giusto. Ti ringrazio, forse troveremo un modo di raggiungere i livelli superiori. Adesso ripariamo questo catorcio di ricetrasmettitore. Grande Momo, mi piace questo entusiasmo. Bravo, bravo, bravo. E voilà, funziona! Vieni con me. Va bene, allora seguiamo il caro Momo e vediamo cosa da mostrarci. Che c'è, amico? Lassù, vedi quell'edificio che svetta sugli altri? Se installi il ricetrasmettitore sul punto più alto della torre, dovremmo poter comunicare con l'intera città. I miei amici potrebbero essere ancora là fuori. Se esiste una via d'uscita, loro sapranno qual è. Ok, abbiamo ottenuto il ricetrasmettitore. Sei l'unico abbastanza minuto e svelto da poter eludere gli Zurk. Abbiamo bisogno di te, piccolo oltreggioso. Portaci sul tetto del mondo. Sì, andiamo. Ti voglio bene, Momo. È stato un piacere collaborare con te. Davvero un piacere. Per cui dobbiamo arrivare lassù, signori. Dobbiamo arrivare proprio lassù. Via nel secchiello e via nel secchiello. Va messo di buon umore l'entusiasmo di Momo. Quanto è stato cipi, ci ha chiamato piccolo oltreggioso. Sui tetti, è qui che inizia. Oddio ragazzi, è pieno di pulci di merda. Aiuto, questo sarà un grosso guaio. Sarà un grosso guaio ragazzi. Miagola per attirare i nemici. Oddio. Ma poi me la posso dare a gambe. Basta che non mi inseguono. Oddio. Via, via. Come un fulmine, come un fulmine. Grandissimo Bob. Quando si dice scatto felino. Allora, continuiamo tenendo d'occhio il nostro obiettivo. Oddio, questi basta che mi vedono. Oh, mi dovete da un attimo. Pezzi di merda che non siete altro. Ah, oddio. Oddio Gesù, oddio Gesù. Via, 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 merdacce, via.
Non mi avrete. Oddio, faranno il giro. Veloce. Madonna, regà. Cioè, ma non si affronta. Oddio. Adesso ho paurissima ad andare dappertutto, in pratica. Allora, dobbiamo ritornare di sopra. Posso salire? Ah, possiamo ricordare qua. La città disseminata di neon non è stato sempre così. L'elettricità era rigorosamente razionata, soprattutto nei bassi fondi, ma la gente non sopportava il buio perenne. Un giorno qualcuno accese delle luci arcobaleno, lampade a neon tutto intorno a casa. Questo qualcuno fu portato via e mai più rivisto, ma le persone videro un barlume di speranza e di lì a poco tutti presero a decorare le proprie case con luci appalate. Gli oppressori non poterono farci niente. Per la gente era un modo di rivedere i colori che ravvivavano l'oltre. Credo che fosse consolatorio. Beh, comunque, vivere, ragazzi, nel buio perenne credo che sia una tortura, cioè, abbastanza tremenda un po' per tutti, Ce la posso fare ad arrivare fin lì? Allora, fin lì non lo so. Però ci risalto sopra. Oh, yes. Ok. Allora, ho perso di vista il nostro obiettivo, ragazzi, a causa di quelle pulci di merda, ma... Ok, è lì. Ce la possiamo fare, Bob. Non temere, Bob. Ah, allora, mi serve questo assolutamente per arrivare lassù. Per cui, muoviamolo un po'. Muovelo, muovelo, muovelo. Oh yeah. Ok, ci siamo. Con che flemma, Bob? Come qualsiasi gatto, come sempre. Opla. Comunque, ragazzi, è bellissimo poter vestire i panni di un gatto e comunque usufruire della sua agilità, perché i gatti, lo sappiamo, sono incredibilmente agili e aggraziati, tra l'altro, oserei dire. Per cui, hacker a porta. Sei capace di fare anche questo, Bib? Oh shit. Oh shit. Baciatemi il culetto peloso. Ah, merdine. Merdine. Oddio, tornano dall'altra parte. Salta, Bob. Bob. Dio, no, 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 no. Via, 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 via. Aiuto. Ah, li devo chiudere dentro. Ho capito. Addio, no, 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 me si stanno a magna viva. Aiuto. Allora, deve essere una cosa tipo super rapida. Venite di qua, merdacce schifose. Ok, ok, ok. Allora, dovremmo essere a posto, ragazzi. Dovremmo essere a posto. Mazza che ansia, oh. Bene. Sì. Continuate a sbraitare come se non ci fosse un domani. Non mi tange minimamente. Non fate pena a nessuno. Fate solo schifo. Ok. Si sale? Cos'è questa? Questo schifo sopra i palazzi. Cosa mai sarà? Allora, continuiamo di qua. Abbastanza ansiogena come cosa. Comunque l'ambientazione è davvero molto molto figa, molto caratteristica, direi. Perfetto, allora si scende, si scende. Oddio, queste cose si schiuderanno? Mi auguro sinceramente di no. Allora, non ci resta che andare di qua e passare qua sotto. Ma cos'è sta roba? Ah, questa è l'infestazione di questi schifi. Oddio, perché ho una pessima, pessima, proprio pessima sensazione a riguardo. Di solito non mi sbaglio con le pessime sensazioni, ragazzi. Non voglio dire niente, ma è abbastanza brutto tutto ciò. Per cui dobbiamo evitare ovviamente le pulci assassine. Piano, pian pianino. Oh shit! Oh shit, possono saltare! Bob, che cazzo fai, Bob? Bob! Si è bloccato lì come uno stupido! Bob, non mi puoi fare questo. Accidenti, Bob, accidenti. Allora, quella non è di sicuro la miglior strategia, per cui dobbiamo un attimino valutare. Ah, se non ci vedono. Oh, shit. Sì, ma così è ingiusto però, eh. Io non so manco se devo andare di qua. Oh, cazzarola. Minchia, sto correndo come... Oh, porca miseria.
Come se non ci fosse un domani. Non mi avrete, merdacce schifose. Precipitate, schifi. Oddio, che ansia terribile. Ah, basta che sentono un rumorino sti stronzi maledetti. È terribile, ragazzi. Cioè, te fa vivere con l'ansia più nera. Allora, devo hackerare lì, come faccio? Oddio! Adesso mi mangiano vivo. Questo mo è un guaio, ragazzi. Allora, devo tipo correre come se non ci fosse un domani, forse. Evitarli e poi fare questo. Ok, Bib. Intanto tu hai fatto il tuo dovere. E... quindi adesso che fate? Fate il giro? Da bravi beoti, cosa pensate di fare? Vabbè, voi andate, per me non c'è alcun tipo di problema. Oh shit, stanno tornando indietro. Ah, stanno tornando indietro! Vi eviterò come la peste. Non avrò mai corso così tanto. Oddio, questo lo ricordo, sono nella merda. Coraggio, Bib, ti sembra il momento di stare lì a cincischiare? Necocorp si occupavano dello smaltimento dei rifiuti. Quando la spazzatura dei livelli superiori cominciò a subissare i bassi fondi, provarono a sviluppare il batterio in grado di dissolverla. Dopo l'estinzione della razza umana, il batterio mutò, crebbe, divorando molto più che la spazzatura. E così adesso abbiamo gli Zurk, ok? Andiamo, veramente un'ottima trovata, direi, come sempre, quella degli esseri umani. Oddio, shit, oddio, shit, oddio, shit, oddio, shit. Dove minchia devo andare? Una trovata meravigliosa per disfarsi della spazzatura e alla fine... ecco cosa è successo. Allora, devo salire, mi sa, là sopra, ragazzi, su quella trave, per cui direi di non perdere tempo. Forse se ce la faccio... non so se... ah, mi serve il barile. Assolutamente, assolutamente. Oddio. Ok, entriamo un attimo qua. Abbiamo fatto appena in tempo, ragazzi, a chiudere la porta. Mi sa che ci è messo salvata il culo per puro culo. Scusate il gioco di parole. E adesso è adesso un cazzo. Mi serve de farlo andare di là. Ma come faccio? Fin quando non si accorgono che possono entrare di qua, sono salva, ma... non so quanto la cosa mi possa salvare per molto, perché i bastardi arriveranno tipo... Ok. Ce l'ho fatta. Procedemus. Senza paura, Bob. Oh, shit. Che cosa ho premuto? Non volevo accendere la torcia. Che cazzo è? Fin qua sopra arrivano. Mamma mia, è un incubo. È un incubo a ciel sereno. No, devo dire che questa componente ansiogena, ragazzi, è fatta bene, perché queste bestiacce possono aggredirti in qualsiasi momento e tu non puoi fare altro che scappare. Allora c'è qualcosa da fare qua. Esatto, basta tirare la leva. Oh yes. E io che cosa ci dovrei fare con questi? Oh, porca miseria. Cioè, posso resistere fino al momento in cui arriva l'ascensore? Ma vi pare giusto? Vedete, ragazzi, l'unica arma che abbiamo, tra virgolette, arma, è quella di evitarli come la peste. Oddio, oddio. Ma possiate esplodere, guarda, dovete esplodere. Ci siamo, ecco l'ascensore. Devo rifare un altro giro, mi dispiace. È tipo come se stai andando avanti a tutta velocità a cambiare i canali e passi tipo in un nanosecondo. Oddio, fatemi entrare. Oddio, fatemi entrare, pezzi di merda. Fatemi entrare, deve hackerare. Bib. Ah, ok, bastava entrare dall'alto. Però muovete. Via, ciao. Ciao merdine, attaccateva a questo. Oh yes, gran bel lavoro, Bob. Sono soddisfatta della mia performance, anche se è stata abbastanza ridicola, ma sono dettagli anche questi. Ding, anche il campanellino. Non ce la fa. Va bene, vorrà dire che troverò un'altra uscita. Attento, Bob.
Non vorrei spaccarti la faccia, Bob, o peggio, altro. Ok, a posto, eccoci qua. Opla! Allora, ragazzi, che c'è da dirmi, Bib? Ci siamo, piazza... Ah, il ricetrasmettitore su questa antenna. Beh, allora, visto che sono qui... lo dobbiamo mettere assolutamente, ragazzi, e vedere cosa succede. Ormai ci siamo arrivati. Chissà se qualcuno risponderà, ragazzi. Molto curioso comunque tutto questo. Il fatto che qua sotto ci siano questi robot che comunque vivono come se fossero esseri umani. Quindi si vive comunque in un posto che è sotto il suolo, tipo. Che non vede, non ha mai conosciuto la luce del sole. È una cosa veramente molto triste. Perché adesso non ci resta di tornare da Momo, suppongo. Guarda che vista, il panorama è meraviglioso da qui. Adesso ricordo, la città era nata come un rifugio. Attenzione, perché ovviamente più andiamo avanti più scopriremo i dettagli della storia. Quelle lì sembrano stelle, ma sono soltanto delle luci che segnalano l'invalicabile tetto a chiusura della città. Quindi è una città, ragazzi, che è al chiuso, cioè tipo sottoterra. Nata come un rifugio, ma rifugio da cosa? L'umanità costruì questo rifugio per proteggersi dall'oltre, ma il prezzo da pagare fu salatissimo. Nessuno può uscire. L'oltre era un disastro, del tutto arido, inabitabile e pericoloso. Ma se è da lì che provieni, significa che è di nuovo sicuro. Ma in effetti sì, lui viene da lì perché... Mi ricorda appunto il dettaglio del cielo azzurro, quindi significa che lui è arrivato da lì. Quindi Bib suppone che se Bob viene da lì, vuol dire che adesso magari è vivibile la situazione, perché ha detto che questa città sotterranea è stata creata come rifugio proprio dall'oltre, perché la situazione era diventata invivibile. Molto interessante, ragazzi. E la mia promessa non era semplicemente di raggiungere l'oltre, era di spalancare la città. Bib sogna in grande, ragazzi. Ancora non capisco come mai alcuni ricordi mi stiano tornando e altri no. Ma sono certo che da adesso è questo il mio scopo. Devo spalancare la città. Cioè, forse torniamo indietro e troviamo Momo. Avendo collegato il ricetrasmettitore, dovremmo essere in grado di ottenere aiuto. Quindi c'è... Ragazzi, Bib... ok, quindi quelli più grossi sono i ricordi forse base per la storia, probabilmente. E quelli più piccoli sono secondari. Molto interessante sta cosa. Comunque, Bib sogna più in grande. Lo scopo di Bib attualmente è quello di spalancare questa città. Ed è una cosa comunque molto molto importante e molto significativa comunque, perché dice questa città è stata creata come rifugio, ma ha avuto appunto l'aspetto negativo che ha rinchiuso qui chiunque ci sia mai venuto. Quindi nessuno può andarsene via. Ed è una cosa terribile secondo me questa. Cioè, ragazzi, vivere in un posto che non ha mai conosciuto e visto la luce del sole, cioè, è una cosa veramente orribile. È un modo di vivere secondo me veramente orribile. Quindi, cioè, lo scopo di Bib è molto alto. Cioè, gli fa molto onore, è veramente molto bello tutto questo. E ovviamente più andremo avanti, più scopriremo altri dettagli, perché ovviamente dovremo scoprire per quale motivo l'oltre, quindi il mondo di fuori, era stato considerato a tal punto pericoloso e invivibile. Ovviamente, ragazzi, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!